Oggi è il compleanno di Lucilla e io ho deciso di regalarle questa tavoletta grafica. Benvenuti, ben ritrovati pinguini in questo nuovo vlog. Se ho fatto bene i miei conti, quando uscirà questo video io dovrei essere già arrivato alla festa di compleanno della mia amica Lucilla. L'avete visto in questo canale, in questo video e anche ultimamente in quest'altro video. Da qualche tempo Lucilla ha dato sfogo alla sua vena artistica producendo disegni digitali col suo iPad, e se voi andasse sul suo account Instagram ne accorgerete del suo talento. E quindi cosa ho pensato? Ho detto, magari lei vorrebbe fare dell'altro, magari che ne so, utilizzando programmi tipo Photoshop, non lo so, roba che magari sull'iPad non si trova, e quindi ho detto, perché non regalarle questa tavoletta grafica. Ora sicuramente i più attenti di voi si saranno accorti che finalmente sono riuscito ad attivare la monetizzazione del canale. E perché mai l'ho attivata? Beh, per ripagarmi di questa tavoletta grafica, che è costata, certo non è quella tra le più fighe che ci sono sul mercato, non fa il caffè, però comunque è sempre costata, e quindi mi devo rifare, anche perché tra un mese e poco più devo affrontare un trasloco. Quindi come faccio a sapere se ho fatto un buon acquisto? Nel senso, è buona questa tavoletta grafica per lo scopo a cui ho pensato che magari le potesse tornare utile? Diciamo, l'unico motivo per cui l'ho comprata è perché sulle caratteristiche di quando l'ho presa diceva che era compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, macOS e addirittura anche Linux. Bellissima, la voglio. Intanto la voglio, gliela voglio regalare, poi se mi piace forse me ne prendo anche una per me stesso. E quindi cosa farò? Adesso noi ci mettiamo al computer e la testeremo e vediamo se è una buona tavoletta grafica per iniziare oppure è una cagata pazzesca. Spero più per la prima. Benissimo pinguini, adesso la collego e vediamo se funziona al computer, e la proverò su tutti i miei sistemi operativi, perché io ce li ho tutti e tre. Iniziamo con Windows. Voi non lo vedete bene dalla camera, ma io qua ho la tavoletta grafica di Lucilla, l'ho solamente collegata, non ho installato niente e sembra funzionare, però adesso io la uso per lavorare alla miniatura appunto di questo video. Qual migliore esempio potremmo prendere se non lavorare alla miniatura di questo video? Allora, sto un po' male, ovviamente nel weekend devo sempre star male, no? Allora, io non appoggio la penna, e già lui la individua. Allora, andiamo qua su adjustment. Ah, che carino. Oh, voglio prendere questa cosa. Aspetta. Ecco, ora me la fa prendere. A me è stato se quando la rilascio va un indietro. Mettiamo un po' il contrasto magari. Ora, stylo ha questi due bottoni. Non so bene a cosa servono. Ovviamente io non ho letto le istruzioni, figuriamoci se io abbia letto le istruzioni, mai letto le istruzioni in vita mia. Per chi non lo sapesse, la tavoletta grafica non è come il mouse, perché noi col mouse spostiamo il puntatore. La tavoletta grafica praticamente è come se fosse una pensione di tutto lo schermo, quindi devo spostare tutta la mano fin dove devo andare. Allora vado su select, poi ho lo schermo enorme, subject, ecco qua, vado qua. Questo è l'unico motivo per cui uso dove Photoshop, perché individua automaticamente le persone. Non sono abituatissimo con queste cose. Avevo una tavoletta grafica più di 10 anni fa e mi sono completamente sbituato. Ora però devo scontornare la poltrona perché non voglio che si veda. Questo lo posso eliminare. Ovviamente non so bene dove inizia e finisce il divano, ma sti c***i. Adesso vado qua, tolgo la selezionato, metto una gomma da cancellare, la metto più grande. Perfetto, adesso devo ammorbidire un po' questi contorni qua. Ecco, per fare sto lavoro la tavoletta grafica è bella. Diciamo, per fare cose più precise, secondo me il mouse vince. No, questa cosa è una figata, mi piace fare questa cosa così. È molto più semplice fare questo con la tavoletta grafica che col mouse di solito, quindi ci perdo tanto tempo a farlo col mouse. Diciamo, se devo fare ritocchi così, la tavoletta grafica è il numero uno. Qua devo sistemare, quindi qua cosa faccio? Cancello. Lo devo fare tutto con questa gomma, non si può andare. Ok,
Ok, ora ho cacciato un po' la mia mano, la sistemo. Dov'è lo sfumino? Facciamo un po' più rotonda. No, ho sbagliato, non ho preso lo sfumino. Lo sfumino. Vabbè, sto male, perdonatemi, qui manca un po' di orecchio, questi c***i. Non si accorge nessuno che manca l'orecchio. Devo sistemare un po' i capelli, che siete un po' di background. Di solito io cancello. Ma quando viene bene farlo con la tavoletta grafica questa cosa. Ogni volta con il mouse viene una c***a. E poi mi faccio il rivotto con lo sfumino. Cioè, beh, ci sono tante imperfezioni, anche io non sono capace di sistemare queste cose. Io ovviamente incapace di fare cose con Adobe Premiere. Fatte bene, dico. Però io faccio del mio meglio, dai. Se un po' lo sfumino qua sulla faccia, così tolgo le rughe. Di solito questa cosa sulla faccia non la faccio mai. Lo faccio prima adesso per provare la tavoletta grafica. Ma vedo una m***a. No, mettiamoci un po' di ombra da questa parte. Nada, ma perché non guardate questo video non vi accorgete di questi dettagli nella miniatura. Questa la faccio col, questa la sto facendo col mouse, che secondo me viene fatta meglio. Interessato ad utilizzare la tavoletta grafica e mouse, non pensavo avesse i suoi benefici. Ora cosa posso fare? Questa la salvo e la metto su Canva. Di solito quando uso un progetto Canva, cioè quando creo un progetto Canva, lo ricalco su uno precedente. Provo il regalo di Lucilla. Dai, sembra un buon titolo. Provo il regalo di Lucilla. E così lei capisce che quando io lo do, lo trovo aperto, capisce che l'ho testato. L'ho testato sia per lei, ma vabbè, anche un po' per me, dai. Non lo posso nascondere. Andò qua. Questo deve essere giallo. Mi faccio un po' più grande. Questo lo metto in secondo piano. E non mi dire. Mi metto un po' così. Perfetto. Ah, non mi piace perché blu con blu. Ok, posso modificare questo. Vediamo quale mi piace di più degli effetti. E picco mi piace. Perfetto, poi applico un filtro anche a me stesso. Che cagata! Non mi piace mai nessuno. Diciamo che sono qua festivi, però lo riduciamo. Tutto così. Va bene, sembra fatta bene. Adesso quello che farò è di vedere se la stessa tavoletta grafica funziona su Linux. Devo semplicemente riavviare. Ci vediamo tra un secondo. Benissimo, pinguini. Io ho riavviato su Linux, ho aperto GIMP, ho riaperto la miniatura e la tavoletta grafica sembra che funziona. Come al solito non ho installato nulla, figurati se mi installavo qualcosa. Per me era o funziona o non funziona. Prendiamo qualcosa di un colore, diciamo, giallo. Oh, nice. E qua scrivo... Happy birthday Lu. Non mi piace. Sono andato un po' più artistica. Se la voglio scrivere con la mia calligrafia, allora scrivo con un colore, magari questo. Happy birthday. Ah, ci sta. Scritto con la mia manina! E poi cosa faccio? Io prendo questo layer, lo copio, ne creo un altro. Questo lo blocco per il momento. Color. Ecco. Non fa tutto bianco, vabbè sti c***o. Faccio threshold e poi faccio invert. Inverto i layer,
E io ho fatto un effetto ombreggiato. Però per aumentare l'ombreggiatura magari lo facciamo sfocato questo. Questo quindi applichiamo un filtro blur, Gaussian blur. Ah, filtro gaussiano fatto. Visto? E ho fatto l'ombreggiatura. Mi piace, la lascio questa cosa happy bird scritto con la mia manina. Benissimo pinguini, anche su Linux la tavoletta che ho comprato, boh, non mi ricordo quanto mi è costata, anche perché non voglio dire il prezzo perché poi l'uscita lo dovrebbe scoprire. Funziona anche su Linux, così, plug and play. Adesso la provo anche sul Mac. Ok, su Mac è stata una cosa leggermente diversa dagli altri. Sì, la tavoletta grafica funzionava, l'unica cosa che non funzionava bene era la stylo. Si muoveva il mouse, però non funzionava bene la pressione. Quindi quello che ho fatto è quello di installare il suo programmino qua. L'altro ti permette di configurare tutti i tasti rapidi, quindi ho scoperto che praticamente K5 è il command Z, quindi il control Z. Quindi ho installato i suoi driver, diciamo funzionava, ma non riuscivo a premere con la stylo, che è una cosa fondamentale. Adesso sembra che funziona bene e sono riuscito a trovare un'implementazione web di Paint. E adesso ci divertiamo. Sono molto lontano dallo schermo, quindi cos'è questo? Oh. E non voglio questo colore. Utilizzo il CTRL Z. Allora, scrivo qua. Questo è un test della tavoletta grafica di Lucilla. Sì, la mia grafia che fa schifo, cioè sempre, non solo in questo caso. Mettiamo qua un altro colore, magari un verde scuro. Tanti auguri, Valerio. Funziona. Benissimo, pinguini. Considerazione finale e poi torniamo a dove eravamo prima. Mi piace. Forse me ne comprerò una, non ne sono sicuro. Come vi dicevo all'inizio del video, Lucilla, tra le altre cose, ha fatto anche il logo per il canale e ho voluto prendere questo pensierino per lei, non solo per ringraziarla per quella cosa, ma anche per vedere se con uno strumento di questo tipo magari può fare di meglio nelle sue produzioni artistiche, che come vi dicevo sono su Instagram. Dai, ritorniamo! Benissimo pinguini, io vi ringrazio per aver ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale e, a differenza degli altri video, oggi concludo in maniera diversa. Tanti auguroni, Lucilla!